Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Billy. Oggi siamo qui insieme a Giovanni ancora una volta per giocare a GTA, a questi, diciamo, miti, queste cose. Oggi che c'era pure la nebbia, quindi abbiamo scelto il momento migliore, pioggia e nebbia, ricercati 2 stelle, andremo al limite della mappa per vedere cosa succede se tu vai al limite della mappa con un elicottero. Prima stavamo inseguendo un aereo perché volevamo fare anche quello dell'aereo, o inseguire l'aereo e poi andare al limite, ma l'aereo stranamente è sparito. Ecco, Giovale, lo vedo solo io questo bug? Lo vedo solo io? Quale? Sono apparsi dei blocchi. Appare sì, tipo... lo vedi solo tu. Oddio, cos'è? Oddio, senti, mi fa vedere questo rumore. Mi fa vedere tipo dei blocchi. Cos'è? Cos'è? Mi fa vedere un muro. Tipo un muro. Non lo so, io non vedo niente. Vabbè, dai. Mi fa vedere tipo come se avessimo tipo sopra un pavimento. Vabbè, io vado più in alto. Voglio vedere cosa succede. Perché mi fa vedere tipo che sopra di me c'è un muro. Che ne so io. Via. Chissà ragazzi quanto si potrà andare avanti. Secondo me è all'infinito. Non lo so, non lo so. Mi ricordo che una volta ci avevo provato, ma a metà strada tipo, cioè mentre stavo andando, ha iniziato a non andarmi più, come se avessi finito il carburante. Si è fermata l'elica e poi, poi si è bloccato nel mare e sono morto. Però, cioè, magari hanno fatto degli aggiornamenti o non è più così, che ne so io. Per ora comunque stiamo andando avanti e non è successo, diciamo, niente. Sarei dovuto salire davanti con te. Perché? Al posto davanti con te dico, qui dietro è un po' brutto, non c'è niente. Guarda in prima persona. Sì, ma fa schifo, vedo un pezzo di ferro. Oh, Giovanni? Sì. Giovanni? Oh cavolo, buttati. Giovanni? Ecco. Sempre la stessa cosa. L'aereo ha smesso di funzionare. Giova. C'è uno squalo. Cosa? Come c'è uno squalo? No. Sirius. Sono morto. Ma che... Si è suicidato. Tutto molto sensato. Abbiamo scattato questo mito. Non si può andare avanti più. Oddio, sono nella... No. Sono nel deserto. Sono dall'altra parte. Giova. Come sei dall'altra parte? Ecco, sei a 4000 metri da me, perfetto. Chiamo un elicottero. No! Come faccio ad essere così lontano, regà? Cos'è successo? Dai, ora devo chiamare l'elicottero della Meriwether. Ma se io chiedo alla Meriwether... Sai che io una volta ho chiamato la Meriwether? Ma è vero... Allora Giovanni, una volta ho chiamato la Meriwether e ho chiamato un loro elicottero, no? Cosa è successo? Praticamente il loro elicottero è arrivato da me. È arrivato da me. Poi praticamente cosa è successo? Io gli ho dato, praticamente gli ho dato una meta a caso. Cioè gli ho dato nel mare e lui non è che ha dato una meta, ha iniziato ad andare a caso e faceva tipo i giri in tondo. Poi dopo andava dritto, tornava indietro, faceva delle curve e non finiva più. E a un tratto mi sono buttato perché non andava da nessuna parte. Faceva sempre lo stesso giro e non mi portava da nessuna parte. Giova, allora io metto la sua... Allora, te devi stare... Allora, te devi andare all'aeroporto. Io gli metto come posto come dove andare. Come ci arriva all'aeroporto se sto lontanissimo? Non ho neanche una macchina o un veicolo. La troverai. Allora, io voglio andare qua. Ecco. Vai. Va bene. Spero che tu ti goda il dimmi bordo. Dimmi dove vai. Ti vengo a prendere. Devo andare all'aeroporto. Vado all'aeroporto.
Ricordati di mettere il casco. No, cosa ha detto? Non ho letto, vabbè, è uguale. L'importante è che mi stia portando nei posti. Dove è l'aeroporto? Ma c'è il segnalino sulla mappa, sì. Ma sta attraversando il mare. Ma c'è il segnalino sulla mappa, scusa. O no? Per l'aeroporto. Certo. Ehi. Non sono neanche lontanissimo, sono a 3 km e 38 dall'aeroporto. Allora, raga, come si fa a mettere un segnalino sulla mappa? Clicchi options e poi clicchi X su dove vuoi andare. Cerchi e poi clicchi no, X. No, un segnalibro, cioè nel senso, per vedere dove posso rimanere. Cioè un punto di interesse, si mette col triangolo, sì? No. Sì, col triangolo, no. Punto di interesse. Sì. Io l'ho messo col triangolo. Vabbè, bravo. Grazie. Cavolo, ieri notte ero così sbronzo che mi sento ancora un po' brillo. Ma che... L'ha detto l'autista? Sì. Secondo me ti fa schiantare da qualche parte, visto che è ancora ubriaco, secondo me ti schianto da qualche parte. No, stiamo per arrivare. Oh, questa spia non dovrebbe... Ma che... Ma come sta guidando malissimo il ragazzo? Non lo so. Non so. Va dritto, fa... Cioè... Come sta un po' brillo. No, ancora. Ti prego, non beccare quella torre però, eh. No. C'era una torre di controllo, è presente quello rosso che gira. Mm-hmm. Volevo fare lo stuntman, vabbè, non riesco a leggere, è troppo veloce. Appena inizia a parlare va già via la scritta. Siamo arrivati. Io okay, sono aspettatemi. Siamo quasi arrivati, spero che ti sia goduto il volo. Bellissimo. L'elicottero ha raggiunto la tua destinazione. Salendo a bordo di un elicottero ricevi anche un paracadute che ti permetterà di saltare e atterrare in sicurezza. E se io rimango qui tutto il tempo, cos'è? Lui rimane qui tutto il tempo? Vabbè, io mi butto. Vado! Aspetta, Miale, sta arrivando. Mi ha detto sei un idiota. Cioè, mi dice lui di buttarmi giù perché... Vabbè, oh. Prima mi dice, ti ho dato il paracadute, quindi ti puoi buttare giù. E poi mi dice, no, però non ti dovevi buttare giù, ma sei un coglione. Cioè, fai tu. Giovanni, io ho già trovato l'aereo. Quando ok, aspettami, non salirci, aspettami. No, ci sono salito, però non ho attivato i motori. Cioè, si stanno attivando da soli, ma non lo sto ancora usando. Ci sto aspettando. Sono a un chilometro preciso in questo momento. Sì, però, Giovanni... Ah boh, se vedi con che veicolo sto arrivando, ti metti le mani nei capelli, secondo me. Ho dovuto fare 5 km con questo veicolo. A me ti metti a piangere, se lo vedi. Cos'è? Devi dirmelo tu, cosa? Dopo con questo possiamo farci la sfida, quindi lo lascio nell'elicottero, nell'aeroporto. Sai di cosa parlo, vero? Cosa? Sai di quale sfida parlo? Quella di scappare dalla polizia. Ah beh, ma certo. Se tu vedi con che veicolo sono arrivato, compa, ti metti le mani nei capelli. Però almeno posso evitare il traffico, spingo le auto. Io conto a Giova che sto facendo vedere un po' sto... Vabbè. Sì, però Giova... Sto arrivando. 500 metri ci sono. Ti prego, non mi... No, il camion. Il camion... Cosa? Il camion hai. No. Dove stai andando? Sei tornato indietro, Giova, dove vai? All'aeroporto. È il contrario. Stai tornando indietro. Quella è dall'altra parte, hai fatto un giro a vuoto, Giova, dove stai andando? Giova, guarda dove sono io, ok? Ok, arrivo. Ti sembra? Muoviti. Ah, io mi sono ucciso. Arrivo. Aspetta, esco un attimo così non fa più il rumore dei motori. Ah, Giova.
Ok, ha smesso. Ma dove vai? Ci sono. Fermo, fermati però quando arrivi. Non dare la botta all'aereo, eh. Questi si rompono con una facilità estrema. Perché non mi si apre il coso? Non mi si apre il Aspetta, cancello. aspetta. C'è qualche elicottero che sta per volare. Sì, arrivo. Arrivo, Giova, muoviti, c'è un elicottero, dai. arrivo, arrivo. Arrivo, 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 arrivo. C'è un elicottero e sta andando verso non so dove. Dai! Arrivo. Non mi si accende l'auto! Aiuto! Ma che se ne frega dell'auto? Arrivo! Fermati! Dai, Giova! Mi sono ucciso! Arrivo! Avvia! Avvia! Avvia Ma hai lasciato motori! l'auto qui, è la tua? Ma non era mia! Si può bere un drink? No! Non lo Non è un so, aereo ci dovrebbe bello essere questo, una schifo. suite sopra l'aereo. Ma non posso andarci. Se io clicco triangolo mi butto dall'aereo. Oh, è A quanti sparito, minuti vedi? stai di registrazione? Boh, non me lo dice, quindi boh. Ok, non cliccarlo altrimenti ti si interrompe. Passiamo sotto al ponte. Ok. Questa è una sfida tra... No, 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 no. Però c'è quello. Io come ci passo sopra? Vabbè, se avessi fatto guidare Ciao Topo Gigio! È incredibile. Sotto a quel ponte lì no, non credo che ci passo. Passiamo a raso terra con i passanti, via. Keep me rocking, me. Io mi breaking butto, ciao. ball. No. Sì. Se non mi fai guidare mi butto. Guarda, ora facciamo una cosa incredibile. Guarda, e ora faccio un trick che di solito si muore quando si fa. E lo vado a fare in Ah, mare, così quello. se per caso moriamo. Aspetta. No, fallo in città, altrimenti non c'ho voglia di riprendere di nuovo il camion Ok. Ecco, allora, il trick consiste in questo: ad andare su molto in alta quota e fare il giro. Guarda, il giro mortale. Guarda, guarda, guardalo, 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 guardalo. Che dopo l'aereo inizia a perdere quota. Però se ce la facciamo è un trick. Guarda, 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 guarda. Guarda. Hai visto? Abbiamo fatto il giro della morte. Visto. E ora Giovanni, anche tu farai il giro della morte. Oh, non mi fa uscire! Come si attiva il paracadute? Ma cosa? Ho messo il paracadute e mi sono schiantato. Vabbè. Ah, Bobak. Dai, è stato un good try. Un buon tentativo. Sì, però Vieni a io prendere. intanto vado in un posto dove tu non potrai mai andare. Dai, fermo, vienimi a prendere, non fare così. Se vuoi venirmi a prendere, mi devi trovare. No, no, dai, ti prego. E no, io sto Appena ti andando in vengo a un posto trovare. incredibile, mi dispiace. Va, fermati, aspettami. Allora, regà, questo qui è il tetto di un edificio davvero carino che si chiama Gigi D'Alessio. È l'edificio di Gigi D'Alessio, capite? E qui ci si può vedere niente, perché non si vede niente, però si può vedere quello stupido di Giovanni. E questa è una cosa buona, perché quello stupido di Giovanni è che è stupido quanto Giovanni, quindi insomma. Ti vengo a prendere. Dove sei, Giovanni? Che Qui. bell'auto. Sentito qualcosa, Giovanni? Niente, Un piccolo fischietto. Giovanni, hai presente quell'edificio che te vedi rotondo, gigante? Ecco, Tipo uno indovina chi è stadio, che... sì. Sì, indovina chi è che ci è atterrato col paracadute? Bene, No! dai, ora scendi, veloce. No, morirei. Io non voglio morire, Giova. Sono Salta sulla giovane. mia auto. Ma... Sì, piglio l'auto al volo, guarda. Ma perché no?
Dai, prima o poi ti devi buttare, devo fare una cosa, dai, veloce, dai. Ah, il camion. No, lo devo andare a prendere. Eccolo, eccolo, eccolo qua, silenzio. No, stai calmo, Sam. blocco il camion con la smart. E allora tu devi andare, tu devi andare sotto. Perché io mi butto e prendo il camion al volo. Ho bloccato. Oddio, una donna lo sta guidando, la devo uccidere. Giova ci sono. Però devi arrivare, aspetta. Perché mi devi prendere al volo. E come si arriva lì? Dalla strada? C'è un parcheggio. Giova, devo capire come arrivarci. Il mio personaggio si stava per buttare da solo. Quindi ti devi muovere. Ok, ci sono, ho trovato l'entrata. Eh no, ma guarda che tu sei dalla parte opposta, io sono dall'altra parte. Ok, calma. Ti devi mettere sotto dove sono io. Quando io mi butto, devo atterrare. Ma dove sei, Giova? Non sono là. Qui. No. Mi stanno sparando, oh. Buttati veloce, mi stanno sparando. Io non posso, io sono sopra le scalette che vedi. Aspetta. Vai, devi buttati. Salire le scale. Orco, dove c'è un poliziotto, non mi fa salire. Io mi sei incastrato. Ok, mi fa salire, muoviti. Arrivo, no, muoviti. No. Allora tu vai. Mi stanno sparando. Prova a scappare. Torna dopo. No, io non ho tutto sto tempo, veloce, buttati. Buttati. Sto provando a passare. Buttati. Guarda, aspetta, io sto provando a fare un trick. Guarda. Vabbè, io ora devo morire. Eccomi. Buttati. Eh no, però da così qui non ci arrivo, eh. Devi andare un arrivo, po' più buttati. Sopra alle scale. Muoviti, non mi fa salire, dai, perché... Non muori, buttati. Buttati. Posso scendere nella piattaforma sotto. Aspetta. Vai, veloce. No, vabbè, mi stanno uccidendo, Alex, dai. Buttati. Ecco, orco 2. Tutto tempo perso. Mettimi il segnalino dove sei. Cioè, ti vengo a prendere. Dai, è stato un bel video, però. Secondo me è venuto bene. Sì, ragazzi, questo qui è stato un bel video. Noi ci rivediamo magari in un prossimo. O magari no, anche perché non vorrei, ma... Sali, sei veloce, sali. Aspetta, voglio vedere... Due! Ormai, cioè, Giovanni. Però questo pezzo lo tagli, giusto? No, guarda che se no. Lo tagli. Orco no, due. No. Minca volecchio. No. Bella.